Grazie di essere qui. Con tutte le avventure che ci coinvolgono, è bene avere una serata tranquilla tutta per noi per una volta. Oh sì, te, Cupcake, buone amiche e belle storie. È proprio il mio tipo di festa. Già, ricordi quando la QTMAP ci ha inviato alla Pegasus? Se c'è una città che non è neanche lontanamente vicina ai nostri gusti fatti di festa, è quella. Ah, sai, ricordo quando mi siete assegnato quella missione, ma non mi avete mai raccontato tutta la storia. Davvero? Beh, io ci sto, se ti va di sentirla. Tu ti sei iniziato quando io e Fluttershy ci siamo registrati alle sorti di Clatmane. Allora non lo sapevamo, ma lei credevano più cose di quanto sembrasse. Ah. Viva la Pinkie Pie! Manda Apple cerca raccontare la storia attuale di Sparkle. Ok. Ok. We sure like making some new friends. Ok, 3 minuti. Dai, nel frattempo. Ok. Ah, ecco la Pegasus. Andiamo un attimo a vedere tra le altre cose. Qua c'è un mutante. Non mi sono scordato i mutanti. Aspetta, dove si è piazzato? Ah, eccolo lì. Volete giocare? Ok. Abbiamo un sacco di elementi. Vediamo un attimo. Ok, siamo a buon punto. Anche se abbiamo soltanto 25 elementi della magia, non, vabbè, non fa niente. Ok. L'ho potuto capire dalla coda. Ok. Oh, finalmente finalmente dei mutanti mentre sto registrando. Ah, eccolo, eccola qua. Si capisce subito che non è lei. Perché la vera Twilight ha le ali, quindi. Ok. Ok. Oh, conosco questa storia! È una delle mie preferite! Il doppio ingranno di Fluttershy nei confronti di Flatman è stato incredibile! Dunque, la prima cosa che abbiamo fatto è stato un tour guidato di Pond Fantastic, il palcoscenico principale delle Sol, sì! Ah, ricordo sempre quel numero! Certo, quindi ci sono state molte discussioni, ma siamo riusciti a metterci in realizzata per lo spettacolo! Ma lei che cosa ne sa?
Aspetta, perché poi tu eri in Pom Fantastic? Tu eri in Pom Fantastic? Lo sai? In quale altro posto avrei potuto perfezionare il mio ultimo spettacolo? La Spergas sono un pezzo importante per quel tipo di cose nella legione. Ah, immagino di sì. Ma se hai risolto il Redman quando c'eravamo anche noi, perché non ti abbiamo notata? Senza offesa, ma non sei il pari più discreto che... è un numero di Mimo. Oh! Beh, se vuoi sapere la mia versione della storia, preparate la storia sbalordita. Tutto è cominciato quando sono atterrata alla Spegasus. Senza di entrare con una canzone nel cuore e due bonus in tasca. Ah. Ok. Manda Pinkie Pie a raccontare la sua storia. La sua versione... Ok, 5 minuti. Vabbè, dobbiamo fare un evento, immagino. Ok. Ah, qui... Ah. Sì. Sì, lo so che... Adesso me lo dà. Ok. Ah, posso sfidare soltanto Apple Bloom perché... Vabbè. Ah no, vabbè, attendiamo... Ah no, vabbè, attendiamo. Nel frattempo andiamo a visitare, che ne so, tutto. Ah. E poi Leaves vuole giocare a telescopio. Non lo so, ragazzi, non lo so. Io sto pensando di riportarli i giochi. Ditemi la vostra nei commenti. Volete che ve li riporti i minigiochi oppure no? Vabbè, andiamo un attimo nella Ivy Forest. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Un po'. Qua. 12.741. Ok. Ok.
Bene. Adesso andiamo a Crash Town. Vediamo un po' se c'è qualcosa da fare. Ah sì, un'altra palma. Ok. Togliamo. Vabbè. Ok. Beh, allora, io direi di non aspettare più. Un momento, sta forse per arrivare il numero musicale? Quando frequento questi fani per un po' impara a riconoscere i segni. Una canzone nel quale ha due bonus in Pinkie Pie, nemmeno ce l'hai le tasche. Troppo tardi, sono dato il numero di apertura in tema Las Vegas e già iniziato. Entrate nello spirito dello spettacolo con me. Ah. Ah, 4 contro... Ok. 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 Non serve... Ah, no. Vabbè, non fa niente. Anche se l'abbiamo già sconfitta. Sì, un classico numero musicale di Pinkie Pie, l'ho chiamato. Ok, dove lo posizioniamo? Ah, a Ponyville. Ah, ok. Ah, qua. Ma io non voglio... Proprio così, avevo deciso di seguirmi sul palco principale del resort di Gladman. Ma sapevo di non poter semplicemente presentare vantandomi di essere l'amica della principessa. Come sicuramente saprete, il pubblico di Mimi è naturalmente influenzato dalla reputazione dell'artista. Se volevo un feedback sincero sul mio numero, dovevo esibirmi in incognito. In incognito? Tu. Ah, mi sei chiamata Magenta Macaroon. Avevi iniziato lavorando alla rivendita di biglietti. Sì, biglietti di uno spettacolo a cui speravo di partecipare un giorno. Certo, i turisti potevano essere insistenti, i colleghi non facevano criticare, ma io avevo un sogno. Ma... Cioè, no, vabbè, insieme a Film e Flam. Vabbè, questa cosa andrà per le lunghe, quindi... Questa cosa andrà per le lunghe, quindi ve la risparmio.
Vabbè. Ok, via. Via. Posizioniamo il coso da ballo, anche se. Raccogli gli elementi di gentilezza. Ok. Senti la gentilezza? Io sì, evviva! Grazie che sei stata gentile ad aiutarmi l'altro giorno. Veramente dopo tutta la fatica a socializzare. Non so come spiegarla a parole, ma voglio farle sapere che l'apprezzo. Forse so cosa regalarle. Da quelle quattro specchi antichi dell'antiquario, va bene? Ah! Vabbè, visto che... Vabbè, visto che non mi... Vabbè, arriviamo a 13.000 e poi forse concludo la parte. Ok. Ok, 13.500, ok. Bene. Ma quanti fottepistelli che ci sono, eh? Ok. Ah, direi che possiamo espanderci. Ma che? Dove? Vabbè, ci siamo espansi qui. Vabbè. Vabbè, io di... Vabbè. Direi che non c'è altro da fare. A parte controllare la Crystal Empire per vedere un po'. Ok, siamo a 923 su 950. Ne mancano ancora 37. No, 27. Sì, 27. Ok. Ah, hit, umbrum. FT resogar. Fortale di sei solo. Non lo so, forse questo mi... Non lo so, forse mi ricorda... Quello dell'episodio numero... 12 della stessa stagione, quando Lality e Pinkie Pie sono andati a Canterlot per vedere, vabbè, poi Jackpot, Dashing Pretty Dog Trainer e Dapper, poi Flim e Flam ci sono, no, c'è Gladman, la Speckas Singer e Smiley Ross Razor Girl. Non so, forse sbloccheremo la Speckas. Boh. Ah, ecco, allora vediamo un po' quali sono i nuovi... Ok. Leggo velocemente quali sono i nuovi... la miseria, quanti sono? Vabbè. Vabbè, bello pony. Ricordati di dargli la mancia, è la base dell'etichetta delle soldi della Pegasus. No, è la base dell'etichetta delle soldi della Pegasus. Big Bucks. Presentatore sta della Pegasus con il suo partner Jackpot. Ha un debole per le ragazze dello zoccolo d'oro. Dapper Prairie Dog Trainer. Co-addestatrice dei Flying Prairinos. Preferisce le torri di cani della Prateria Rosa. Le piramidi di cani della Prateria Rosa, probabilmente. Dashing Prairie Dog Trainer. Vabbè. Vabbè, lo stesso... Gladman. Vuole solo essere tuo amico.
Davvero? Non pensare nemmeno di lasciare il lavoro che hai sulle sorti. Mi sa che vuole diventare... Beh, da quello che hanno potuto vedere... Da quello che hanno potuto vedere Applejack e Fluttershy, direi che il suo unico scopo è quello di mantenere i suoi clienti nel resort, fingendo di essere suo amico. FT Lesson Girl. Il suo hotel preferito, il Las Vegas e il galloppaggio, per eliminare con le fontane per ore. Jackpot. Non è che questo è il pa... Allora... Da moltissimi fanart che ho visto, questo potrebbe essere il padre di Tri- il padre di- della grande e formidabile Trixie. Boh. Jackpot. Passeggiatore e sale da Spegas con il suo partner Big Bucks. Forse la magia scorre nel sangue di famiglia. Sì, sì, allora quelle fanart avevano ragione. Jumbo Don. I suoi amici lo chiamano Don, ma le signore possono chiamarlo come vogliono. Ah, ah, siamo una fase a effetto migliore, Jumbo Don. Las Pegasus Singer. Ospite fissa sulla scena di Las Pegasus. Le sue canzoni di maggiori successi includono My Horse Will Go On. Non c'è nessun riferimento alla canzone di Celine Dion, eh? No, proprio per nulla. E It's All Trotting Back to Me Now. Pune Fantastic Director. David Gladman la sua carriera, ma non molto altro. Pun Fantastic Stage Manager. È sempre pronto a mettersi a conoscere degli ultimi pettegolezzi dietro le quinte. Ah, e anche a fare il suo vero lavoro. E quale sarebbe? Vabbè. Shady Lesson Clear. Il suo hotel preferito di Las Vegas è il Baxor. Adora il tema antico anugiziano. Smiley Lesson Clear. Il suo hotel preferito di Las Vegas è il MLP Grande. Non si possono non amare i classici. Sunny Resorter. Il suo hotel preferito di Las Pegasus è l'Incitatus Palace. Ha sempre adorato la storia. Taki Resorter. Il suo hotel preferito di Las Pegasus è l'Applewood. Ha sempre adorato il cinema. Bene, non penso che ci siano altre... Non penso che ci siano altre... Ah no, Merry. Sì, è decisamente Merry e non Rarity. Non è che l'hai vista appannata? Skeptical Magician Pony. Oltre a sua carriera da palcoscenico, questo pony ama smascherare gli imbrogli e i pregiudizi con il suo silenzioso migliore amico, Silverberry. Conosce la differenza tra gallone e gallina e non ha paura di dirlo. Runway Model. Una delle pony modelli preferite di Rarity durante le sfilate reali di Canterlot. King Aspen. Il monarca in carica della Ivy Forest farebbe qualunque cosa per proteggere il suo territorio e la sua famiglia. Ok. Clumsy Rodeo Clown. Clumsy Rodeo Clown è un pony viola che non vedo l'ora di fare amicizia con te. Gladstone, vediamo. No. Canterlot. Vediamo un po' se è a Canterlot. Ah, Snowdash. Lavorare per la festa dell'amicizia? Lei direbbe sicuramente di no, perché preferirebbe sfrecciare nella neve. Sul serio? Cioè, è incredibile che ci sia soltanto Snowfall. È incredibile che ci sia soltanto Snowfall e... Ah no, Snowdash e... Ok. C'è soltanto Snowdash e... Ok. C'è soltanto Snowdash e Merry. Praticamente gli altri non vengono filati di sti... Le altre tipo, che ne so... Snowfall Frost... Oppure Fratterolli... Oppure gli spiriti dell'amicizia passata, presente e futura, non...
Non vengono filate di striscio. Vabbè. Andiamo per l'ultima volta a Ponyville. Vediamo un po'. Ok, no, niente, niente, niente. Oppa. Andiamo per l'ultima volta a Clutch Town, vediamo un po' che cosa c'è da fare. Vabbè, possiamo piantare un'altra palma. Ok. Ok, qua... Ok, veramente di onestà. Ah, vabbè, vabbè. Vabbè, visto che ne manca soltanto uno. Ok. Però vabbè, non dovrebbe contare. È già sconfitto. Quindi, tutto questo è successo davvero? Volevo solo chiedere. Ok, posizioniamo. Vabbè. Aspetta un attimo. Tu hai lavorato con film e flam. Altro che, solo per un po' però. Un po' di giallo della criniera rosa nel mezzo dell'autunno per fare delle interviste, credo. Pinkie Pie, quel pony ero io. Oh! Oh! Vedi? Io credevo che fossi impossibile Rich. Cerca di capire, stavo provando delle nuove lenti a contatto quella settimana. E decisamente non erano della giusta gradazione. Oh, quindi... Questo spiega tutto, immagino. Già, comunque, il lavoro della biglietteria mi aveva dato l'accesso. Ma per fare arrivare il numero mimetacula di mia gente H1 sul palcoscenico, sapevo di dover parlare con il capo. Così, dopo aver convinto lo staff del Pony Fantasy che il mio numero sarebbe stato un successo, siamo andati in ufficio di Gladman e abbiamo fatto una presentazione del numero irresistibile. Ah, stavolta è da sola. Vabbè, questa volta
Questa volta chiudo la parte. Perché... questa volta chiudo la parte. Ci vediamo alla prossima. Ciao!